Ciao ragazzi, benvenuti in questa puntata della Computer Museo. In questa puntata siamo tornati finalmente a fare tutorial e quest'oggi andremo a costruire un boom microfonico. Ora, cos'è il boom microfonico? Il boom microfonico è praticamente un'asta che forse voi avete già visto nei backstage dei film, dove praticamente sostengono il microfono, e questa asta varia da un metro di distanza fino addirittura ai 5 metri. E infatti quello che andremo a utilizzare oggi sarà un Rode VideoMic che abbiamo già acquistato in passato e fatto la recensione sul nostro canale. Ma oltre a questo, gli occorrenti di oggi quali saranno? Innanzitutto i Rode hanno come sezione non la sezione normale che si trova nelle normali telecamere, quindi non gli attacchi normali da 25, quelli che andremo a installare praticamente oggi, ma gli attacchi da 30. Poi, oltre a questo, ci servirà, oltre al nostro microfono, ci servirà ovviamente l'asta, che in questo caso è un'asta da normalmente 2 metri. Circa 2 metri di altezza, e in più si può praticamente prolungare fino ai 4 metri, quindi è veramente molto lunga. Il costo di questa asta è di 4 euro, è praticamente l'asta delle scope, per farvi capire, infatti è proprio una cosa low budget. Oltre a questo possiamo acquistare nei negozi anche dei cinesi e roba del genere i bulloni necessari. In questo caso appunto andremo a utilizzare i bulloni standard da 25 mm, che sono gli attacchi proprio normalissimi di una telecamera, quindi gli attacchi che si trovano sul retro della nostra telecamera, in questo caso questo qui che vi sto mostrando in questo momento. Però, come ho detto prima, noi dovremo andare ad agganciare il nostro Rode attraverso appunto l'attacco da 30, però noi abbiamo acquistato per sbaglio quelli a 25. Però c'è anche un modo sostitutivo per andare ovviamente ad agganciare con l'attacco questo qui a un Rode così, ma andremo a vedere tutto dopo. Poi, per ultima cosa, acquistate anche una di queste prolunghe che ci serviranno praticamente da far passare qua dentro, e dall'altra parte, praticamente da questo lato, andremo a far uscire il cavo. Ora siamo pronti per iniziare. Allora, innanzitutto, come prima cosa dovremo far passare praticamente un bullone tra questi due strati. Questi sono praticamente dei tappi in plastica che però purtroppo ho appena scoperto che sono stati incollati. Quindi, come si può agire per installare il bullone senza smontare praticamente o rompere il tubo? Allora, di per sé dobbiamo appunto agire su direttamente all'attacco, quindi praticamente non dovremo staccare nulla, e ci sono tre modi. Allora, il primo è veramente molto semplice ed è quello di utilizzare un trapano, però non tutti hanno un trapano, almeno io purtroppo non ho un trapano, quindi dovrò agire con il secondo metodo, ma per realtà ce n'è anche un terzo in caso che non avete neanche quello, che praticamente si può fare benissimo a casa. Il secondo metodo è quello di utilizzare un saldatore, quindi quelli che si usano praticamente per saldare collegamenti elettrici, quindi anche PCB o altro, per andare a bucare, praticamente andremo a bucare questa plastica e praticamente passeremo dall'altra parte. E l'ultimo rimedio, in caso che non avete neanche il saldatore, è quello di prendere un cacciavite, metterlo sopra una fiamma per circa 2 minuti, quindi il tempo che si scaldi un po', e poi bucare manualmente. Un cacciavite credo che tutti ce l'abbiano, quindi i metodi ve li ho dati, adesso incominciamo ad agire con il secondo metodo. Allora, dopo circa 2 minuti che il nostro saldatore è praticamente pronto, andiamo a recuperarlo e siamo pronti per iniziare. Allora, i buchi dovranno essere precisi, quindi se io lo faccio praticamente qui, dovrà essere praticamente nella parte opposta qui, per fare praticamente questa cosa. Cioè, magari teniamo un punto di riferimento per prendere praticamente, più che altro per centrare i due buchi, quindi A e B. E ora siamo praticamente pronti per iniziare, quindi andiamo a bruciare con il saldatore, quindi proprio andiamo a bucare. Ho sentito adesso che sta andando dall'altra parte. Ok, attenzione ai fumi un po' tossici che crea sto... Ok, praticamente diciamo che i fumi sono veramente molti, non è stata proprio una buonissima idea, anche perché potreste rovinare un secondo il saldatore, come vedete, cioè sta facendo un casino di fumo, per farvi capire. Quindi andate subito a staccare e toglietelo subito, come dire, un secondo dalle scatole, prima che muoio. Ok, ci vediamo dopo che andiamo a continuare, quindi state molto attenti a questo passaggio.
ora che ho disintossicato un secondo l'aria, siamo pronti per continuare. Allora, innanzitutto dobbiamo prendere uno dei bulloni che abbiamo acquistato, quindi 90 centesimi di bulloni, sono 16 bulloni e praticamente ne utilizzeremo solo uno. Il commercio, appunto, come vi stavo dicendo prima, essendo che l'attacco Rode è un 30 mm, mentre quello di un attacco standard di una videocamera è 25 mm, dobbiamo acquistare uno di questi supporti. Sono dei semplicissimi supporti GoPro compatibili, adesso questo qui era della mia vecchia SJ4000, e praticamente attraverso questo supporto ci permetterà di andare a sostituire l'aggancio da... questo qui che è 25 mm, lo andremo a praticamente agganciare e faremo una sorta di supporto estendibile, quindi in questo modo. A questo punto il nostro supporto è pienamente solido. Continuiamo. Ora ci sono altri due supporti da acquistare. Il primo è questo qui, un attacco maschio, sempre della nostra vecchia SJ4000. Ora mi chiederete, ma perché scusa hai preso un altro di questi supporti? Cioè è inutile adesso, perché alla fine della fiera, alla fine quello che hai fatto è mettere una vite e poi di nuovo la stessa vite, cioè non ha senso. E invece sì, perché quando noi andremo a direzionare, se noi andremo ad attaccare la vite direttamente al supporto che andremo a vedere dopo questo, quello che succederà sarà praticamente questo. Ora ve lo mostro. Se noi andiamo a posizionare, allora innanzitutto andiamo a agganciare, di solito vengono date le viti, queste viti insieme proprio a questo supporto, di solito quando noi andremo a posizionare in questo momento così, cioè la... Ok, scusate un secondo, ma ho avuto un problema alla telecamera, mi è uscito fuori difetto di registrazione e ora sono riuscito a riavviarla. Comunque, dicevo, quando noi andremo a impostare in questo modo, cioè che praticamente la vite guarda in questo senso, il microfono in automatico sarà in questa posizione. E cioè, non è una posizione proprio corretta, perché l'audio verrebbe preso da questa direzione e non così. Per questo che andiamo a inserire ora questo supporto, quindi andiamo a finire di avvitarlo e dopodiché compriamo anche questa slitta, che è una slitta hot shoe si chiama. È praticamente una slitta con attacco sempre a vite e permette l'aggancio rapido degli attacchi appunto Rode. Il totale di tutti questi supporti sono di veramente pochissimo, cioè circa 3 euro se no, sono veramente poco, poi anche la spedizione è veramente veloce, quindi ci vorranno se no 2 settimane massimo per farvi capire. Sì, non è proprio veloce, però nel senso non è neanche tanto lenta di quella del Giappone che ci mette addirittura 3 mesi per arrivare, almeno per eBay. Poi dopodiché andremo a impostare in questo modo il nostro microfono, quindi... In questo modo ora la nostra asta è praticamente pronta, quindi possiamo sollevarlo, come vedete muovendolo, roba del genere, non si muoverà proprio. Ora dovremo andare a fare un'altra cosa, dovremo andare a bucare qui perché faremo uscire praticamente un jack e poi faremo passare all'interno un cavo. Allora, il boom è quasi pronto, però ho notato un piccolissimo problema. Infatti il tubo non è vuoto, io pensavo che era vuoto e invece c'è un blocco, come vedete un grossissimo blocco, che praticamente è il blocco, cioè sblocco e blocco del bastone, cioè praticamente è il sistema che serve praticamente per espandere o stringere una specie di materiale plasticoso che non permette al tubo di allungarsi in modo automatico. Si può rimuovere, però detto sinceramente non ne vale la pena, anche perché alla fine il tubo potrebbe aprirsi in modo automatico oppure chiudersi in modo automatico e questa cosa non è proprio positiva. Per questo il filo lo faremo passare all'esterno, infatti lo andremo praticamente a arrotolare tutto intorno, però l'effetto finale sarà quello di un boom professionale, ma con un secondo di feeling e di economico. Quindi adesso andiamo a prendere come ultimo ingrediente delle fascette e andiamo praticamente ad agganciare su tutto il tubo il nostro filo. Ok, ora prima di continuare con l'installazione delle fascette e quindi di vedere quanto dovrebbe essere lungo in totale, dobbiamo fare una cosa. Innanzitutto dobbiamo aprirlo tutto. Perché questo? Perché la prima fascetta che noi andremo a inserire sarà proprio a inizio, vicino al nostro microfono. Questo comporta perché quando noi andremo a chiudere o aprire il filo non potremo agganciarlo a questo livello, perché ovviamente se qua mettiamo una fascetta praticamente si bloccherà a questo livello dove ho la mano. Quindi di conseguenza adesso dobbiamo iniziare con la prima fascetta che applichiamo lì. Dopodiché andremo ad applicare praticamente la seconda fascetta
a questa altezza e su questo tubo potremo applicare tutte le fascette che vogliamo. Ora prendiamo le misure e vediamo un secondo come installare le fascette. Allora ragazzi, come vedete la prima fascetta l'abbiamo applicata qui a questo livello, perché come ho detto prima, quando noi andremo a chiudere il tubo praticamente non verrà schiacciato all'interno il nostro filo. Ora la seconda fascetta la dovremo agganciare a questo angolo, cioè praticamente all'inizio del secondo tubo, quindi praticamente a questo livello, questo qui che vediamo qui. Ora per agganciare innanzitutto cosa dobbiamo fare? Prendiamo un'altra fascetta e facciamo questa cosa, andiamo al livello che ci interessa a noi, quindi praticamente questo qui, teniamo il filo ben tirato e andiamo a fare questo lavoro. Creiamo una piccola ondulazione sul filo, perché? Perché così almeno ogni volta che noi andremo a chiudere il tubo, roba del genere, il filo non si riavvolge e quindi di conseguenza non c'è praticamente perdita di cavo oppure addirittura un movimento strano che praticamente al cavo risulti un'ondulazione, cioè deve essere ben tirato sempre. Quindi di conseguenza questo dovrebbe aiutare a non far muovere più il nostro cavo. Ok, ora applichiamolo completamente, quindi tiriamo per bene la fascetta, magari con una pinza ci facciamo aiutare, così almeno è ben tirato e ben stretto. Ora il cavo, come vedete, è ben tirato, abbiamo lasciato un secondo di sfogo in modo che così almeno non prenda strani sbalzi o roba del genere e si rompa oppure si tagli perché magari è troppo tirato. E ora siamo pronti per proseguire, quindi mandiamo avanti il nostro cavo, quindi andiamo sulla parte del tubo, andiamo a inserire un'altra fascetta e così via per tutto il tubo. L'ultimo pezzo, come potete notare, ha questo tipo di aggancio. In realtà ce n'ha anche un secondo, che è questo qui che gli abbiamo staccato proprio in una maniera un po' rudimentale. Infatti abbiamo utilizzato praticamente una semplice pinza per andarlo a smontare. E facciamo questa cosa, quindi facciamo passare il cavo due volte in modo che così almeno il cavo in eccesso non vada a rompere le scatole sul secondo tubo, quindi resterà per sempre ben tirato. Andiamo ad agganciarglielo, quindi andando a reinserirlo alla sua posizione originale, quindi andandolo proprio a inserire magari con un martello, facendo pressione in qualche modo. Ok ragazzi, dopo tutto questo abbiamo praticamente finito la nostra asta microfonica. Quello che vi dicevo prima è che si poteva creare questo filo, appunto, che vi dicevo prima, perché non viene praticamente tirato tutto. Quando verrà tirato tutto, come vedete, il filo rimane perfettamente tirato, quindi non ci saranno problemi che cade magari in campo, dentro al video o altro. Il bastone in questo caso è un bastone da circa 4 metri e come vedete il risultato finale è come se fosse un boom professionale, soltanto che fatto praticamente con pezzi di riciclaggio. Per età li abbiamo acquistati nuovi appunto per creare questa sorta di supporto. Comunque per il resto dalla Computer Museo è tutto, dal nostro boom microfonico creato proprio in maniera molto rudimentale ma alla fine molto funzionale è tutto, grazie ancora e alla prossima puntata. Ciao ragazzi!